carte hai tu, Bianconiglio? Io... Ho vinto io! Come sempre, Bianconiglio, come sempre. Andiamo a giocare a cricket? Ho appena preso un altro dei miei fenicotteri rosa. Chi viene con me? Dai, su via, Alice! Alice! Vieni a giocare con me a cricket, su via! Farò catturare un altro fenicottero dal Bianconiglio per te. Sua graziosità, sua magnificenza, sua maestà imperialissima, la regina di cuori. Cosa sono queste rose? Rose dipinte di rosso. Chi ha dato vernice qua? Chi ha dato vernice qua? Qualche testa rotolerà per questo! E sarà la tua! Su ordine della regina, tagliatele la testa! Tagliatele la testa! Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale con un altro tutorial per Halloween. E in questo tutorial vi mostro come trasformarvi nella regina di cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie decapitata. Quindi è un tutorial di Halloween con un po' di effetto speciale che potete realizzare tutti voi con dei materiali semplici che trovate ovunque. In questo caso realizzato con carta igienica e colla vinilica. Questo costume è molto divertente, è abbastanza semplice. Il costume mi è stato prestato dalla mia amica Luisa, il costume della regina di cuori, che ringrazio. Un bacio Luisa, e ci tenevo che la ringraziassi. Spero che questo video vi piaccia, che vi abbia fatto ridere un po' la mia introduzione, in cui cerco sempre di interpretare i personaggi. In questo caso togliatele la testa decapitata della regina. E niente, e vi lascio il tutorial su come realizzare questo facile e semplice trucco. Un bacio! Vi ho risparmiato tutto il processo di copertura sopracciglia, perché lo faccio spesso e soprattutto negli ultimi video per Halloween, quindi potete vederlo dagli altri video. In pratica, riassumendo, ho usato una colla Pritt Stick, che è sicura da applicare sulla pelle, e con una spatola l'ho stesa sulle sopracciglia. Adesso aspetto che si asciughi, vado a fare 2-3 strati per coprirle completamente e tra uno strato e l'altro vado ad applicare della cipria per fissare appunto il tutto. Vado a fare questo procedimento, ci vediamo tra un po'. E dopo aver coperto le sopracciglia ho applicato un correttore e ho fatto un altro strato di cipria. Applico lo Skin Base della Illa Masca nella colorazione 03, che è un fondotinta abbastanza chiaro. Spesso ho visto fare tutorial della regina di cuori con solamente del bianco, ma se guardiamo bene in realtà non è totalmente bianca la faccia della regina. Quindi utilizzate sì un fondotinta chiarissimo, ma non completamente bianco. Questo fondo devo dire che l'avevo comprato per provarlo, perché ne avevo sentito parlare molto quando era uscito, circa un annetto fa, credo, forse di più, perché vivevo ancora a Londra. Devo dire che mi ha un po' deluso, infatti lo metterò in un video dei prodotti flop, perché è super super doppio, non si stende bene, lascia comunque la pelle molto visibile. Lo trovo un fondotinta molto teatrale, però non adatto a un trucco per tutti i giorni. Infatti io lo sto utilizzando nonostante il costo, perché credo che costi intorno ai 35 pound, io lo sto utilizzando per trucchi da effetti speciali, perché appunto lo trovo troppo troppo doppia la consistenza, non mi piace, è troppo secco, lascia vedere tutte le imperfezioni, i pori della pelle, quindi non mi piace. Se stavate pensando di acquistarlo, appunto, desistete. Ora che ho finito di applicare il fondotinta, vado ad applicare una cipria bianca trasparente. Applico la cipria della Benai Neutral Set con un piumino per dare un effetto ancora più pallido, mascherone. E passiamo al trucco occhi. Con una matita bianca vado a tracciare la forma che vorrò dare agli occhi. Ho ovviamente una foto di riferimento e la forma va dall'angolo interno dell'occhio fin sopra le sopracciglia. Poi sopra si curva seguendo la forma delle sopracciglia.
Ecco, quindi dopo aver dato la forma, e qui va dall'angolo esterno all'insù. Come ombretto base vado ad applicare un ombretto in crema della Kiko azzurro. Potete applicare appunto qualsiasi ombretto in crema o primer azzurro, o anche, perché no, non colorato, neutro, e poi ci andate ad applicare il colore su. In questo caso, applicando un primer già colorato, andrete ad intensificare l'effetto dell'ombretto, quindi risulterà tutto più azzurro. Vado a tracciare prima i bordi. Sulle sopracciglia vado a pressare l'ombretto, non lo trascino, altrimenti elimino tutto il lavoro di copertura che ho fatto. Quindi presso in questo modo. Adesso vado a fare l'altro occhio e ci vediamo tra un po'. Vado a piegare le ciglia. Vado a fare una linea di liner al di sopra e al di sotto. Sto usando un liner liquido della Bourjois che si chiama Liner Club Ultra Black. All'interno dell'occhio applico una matita correttiva. Al di sotto dell'occhio, giusto per dare un po' di tridimensionalità, vado ad applicare un ombretto marrone scuro, tra il marrone e il grigio. A questo punto vado a disegnare anche le sopracciglia della Regina di Cuori, che sono ultra sottili. Invece di utilizzare il pennellino che esce dall'eyeliner, che è alquanto complicato, vado ad utilizzare un pennello d'eyeliner. Vado ad applicare due set di ciglia finte, perché appunto la Regina di Cuori ha delle ciglia finte al di sotto e al di sopra. Al di sotto applico le MAC numero 34 e al di sopra applico le numero 99 di L'Amazing Shine. Ora che gli occhi sono finiti, passiamo al resto del volto. Per dare un po' più di tridimensionalità applico un ombretto a metà tra marrone e grigio. Questo colore qui, per volerci intendere, e vado a dare un po' di tridimensionalità al volto, quindi scolpisco le guance. E vado anche a definire un po' le tempie. E vado ad assottigliare un po' il naso. Adesso è tempo delle labbra. Le labbra della Regina di Cuori sono a forma di cuore e quindi è quello che andremo a ricreare. Sul lato sinistro del viso vado a ricreare il neo. Io utilizzo la Cherry di MAC, vado a ricreare la forma a cuore delle labbra della Regina di Cuori. Questo conclude il trucco viso, passiamo alla gola che sarà decapitata. Ho pensato ad un'alternativa per chi magari non vuole comprare prodotti da effetti speciali. Potete utilizzare qualsiasi colla vinilica. Questa io l'ho comprata da Tiger, è una colla proprio per hobby, per art and craft. Utilizzerò un po' di sangue finto, quindi andiamo ad utilizzare questa e della normale carta da cucina o carta igienica. Strappiamo un pezzo di carta e dividete la carta in due, negli strati che ci sono, e poi andate a spezzettare le estremità, perché non ci devono essere delle estremità precise. Vado ad applicare qui il prodotto. È come quando facciamo praticamente la tecnica di decoupage. Andiamo ad applicare diversi strati di colla
e poi applichiamo la colla anche al di sopra della carta per renderla più dura. E andiamo a fare altri strati, sempre con i nostri pezzi di carta separati. Questa colla è sicura anche per i bambini, quindi se avete anche dei bambini che vogliono ricreare la regina di cuori di Alice, non esitate ad utilizzare la colla vinilica. Si utilizza in tutti i lavoretti per bambini, infatti. Mettete la colla al di sotto e anche al di sopra. Mi ricordo quando ero piccola mi piaceva tantissimo questa colla quando la utilizzavamo a scuola, perché poi va via semplicemente strofinando le mani, quindi a volte me ne attaccavo apposta. Anche non so se vi ricordate la colla alla io dicevo e niente, quindi si attaccava alle mani, poi facevate così e se ne veniva proprio tutte le particelle. Questo è uno dei miei divertimenti da bambina. Vabbè, ora che la colla si è asciugata, con un paio di forbici, mi raccomando, state attenti, non vi sgozzate davvero la gola quando fate questo procedimento, questo passo. Fatevi aiutare da mamma e papà. Mi sento molto Giovanni Mucciaccio di Art Attack quando utilizzavo le forbici per i lavoretti. Mi raccomando, se non riuscite ad utilizzare le forbici per non farvi male, fatevi aiutare da mamma e papà. Usiamo le forbici dalla punta arrotondata. Beh, finito il momento di stupidaggini, vado a tagliare, praticamente a fare un solco. Reggetevi le estremità. Adesso andiamo ad incipriare per far sì che non si continui ad attaccare la colla. Andiamo a colorare. Ricoloro la carta del colore del fondotinta che ho utilizzato per il volto, quello della La Masca. Con un ombretto nero coloro dentro, ci darà, come vi dicevo, un effetto più tridimensionale e un effetto di profondità di gola tagliata. Sfumo anche il prodotto all'interno un po' leggermente, poi diamo un po' di colore. Applico un sangue finto per cicatrici o per graffi, questo è lo Scab Dark di Make Up for Film and Television. Lo vado ad applicare intorno alla gola con una spugnetta ad effetti speciali. Se non ce l'avete, andrà bene anche una retina per piatti. Ricordate di sporcare anche un po' il resto del costume, perché appunto volete dare continuità, non volete fermarvi solamente al pezzo, altrimenti sembrerà appunto finto. Quindi anche un po' giù vado a trascinare questi graffi. Fin dove inizia il vostro costume, quindi se avete una scollatura più ampia ovviamente volete portarlo più ampio. E all'interno ci andiamo a mettere del sangue liquido che ci colerà addosso. Ragazzi, adesso è tempo di sistemare i capelli. Io ho comprato una bomboletta rossa, ho messo un sacco di borotalco nei capelli per renderli più spessi. Vado a fare un victory roll gigante, quindi cotono bene i capelli verso l'interno e li arrotolo. A questo punto io vado a spruzzare tutti i miei capelli con la bomboletta rossa. Per terminare aggiungo un altro po' di sangue.
Ragazze, questo conclude la mia regina di cuori. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di darmi un like, iscrivervi al canale se non lo siete già e seguitemi sugli altri social, altrimenti vi farò tagliare la testa. Grazie per aver guardato, buon Halloween, ci vediamo al prossimo video, ciao!